Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'ennesimo appuntamento con edicolaweb.tv e soprattutto con lo speciale spettacolo. Oggi con noi è un bel rientro a Roma, Matteo Pizzolo Russo, che vado a salutare. Ciao Matteo. Grazie Carmine, buonasera a te e buonasera a tutti quanti gli ascoltatori di edicolaweb.tv. Io ovviamente, come avrete notato, do del tuo a Matteo perché ci conosciamo da vecchia data, non possiamo far finta di avere un rapporto informale, anche perché accorciamo le distanze e siamo anche più veloci e subitanei nelle nostre dichiarazioni. Allora Matteo, tu qui sei per parlare di spettacolo e sei assolutamente uno showman a tutto tondo, a 360 gradi. Io ti ringrazio di questo che dici e soprattutto è un piacere essere qui con te perché, come hai detto te, ci conosciamo da tempo, da parecchio tempo, insomma, abbiamo anche... Non diciamo gli altri. Non lo diciamo, no, infatti no. E se no, che personaggi dello spettacolo saremo, se lo diciamo, non si dice. Comunque ci conosciamo bene da un pochino di tempo, è sempre un piacere tornare ad essere tuo ospite, specialmente in questa situazione nuova che so che conduci con molto successo, che porti avanti appunto il progetto di edicolaweb.tv. Tu praticamente, Matteo, e ti vengo a dire, sei la persona che inaugura lo speciale spettacolo. Noi abbiamo avuto qui diversi speciali, soprattutto di politica, di informazione e di amministrazione, con diverse personalità anche del mondo dell'attualità governativa italiana. Però in realtà di spettacolo ancora non ne avevamo parlato. Mi fa piacere inaugurare la sezione proprio con te, perché, e vado anche a spiegare agli amici a casa, Matteo è una persona che si muove molto nel mondo e della musica e della presentazione, nel senso proprio dello specifico termine di presentatore di eventi, e anche nel mondo, lo possiamo dire, dello showbiz, perché in realtà tu fai anche eventi, tu sei il padre curatore e ideatore di diversi eventi. Uno su tutti è il primo che mi viene in mente, perché Matteo Pizzolo Russo viene sempre associato a Tivoli in Passerella. Questo è uno dei tanti, però è anche forse quello, insieme a Karaoke in Turlazio, è uno di quelli più datati, no? Ci hai preso, sappiate che ci ha preso, è vero. Cominciano ad essere abbastanza datati, fortunatamente sono eventi conosciuti. Ho avuto ecco la fortuna e il piacere di ideare degli eventi che hanno avuto poi dopo, diciamo, quantomeno un seguito e un loro successo, se così possiamo dire. No, lo possiamo dire, lo confermo anch'io che li ho visti, insomma, un grosso seguito di pubblico. Sì, hai lanciato il discorso di Tivoli in Passerella, per esteso Tivoli in Passerella Moda, Musica e Commercio, brevemente conosciuto, insomma, invece, come giustamente dici te, come Tivoli in Passerella. Sì, questo evento l'altro anno ha avuto appunto una sua ennesima edizione che si è svolta con molta frequentazione da parte del pubblico presso le Scuderie Estensi, e quest'anno, di nuovo, in primavera estate 2020, tornerà a Tivoli, tornerà ad essere presente, raccogliendo un bacino d'utenza che piano piano si sta allargando ed estendendo non soltanto a Tivoli, ma anche alla vicina Guidonia e ad altri paesi limitrofi che possono partecipare a questo evento. Parliamo di un bacino d'utenza di 250.000 abitanti, non stiamo parlando proprio di un paesino piccolino, perché poi i numeri Matteo non li dice, li dico io che sono il giornalista. Vai avanti, scusami l'interruzione. Ecco perché mi sembrava abbastanza impegnativo organizzarlo. Dicevamo in precedenza, Tivoli in Passerella, Rewind, ha anche una piccola costola, che è un volto per Tivoli in Passerella. Esatto. È un po' un volano per la manifestazione più grande, che poi è Tivoli in Passerella Moda, Musica e Spettacolo, insomma, musica e commercio. Commercio. Allora sì, un volto per Tivoli in Passerella, praticamente, come hai detto benissimo te, anzi ti invito a venirla a presentare con me la prossima edizione, perché oramai ne sai più di me, e quantomeno la co-presentiamo. Sappi che questo è un invito formale che faccio a Carmine D'Urso qui in trasmissione, o quantomeno a presenziare, insomma, vediamo un po' te, come fare, vedi con la web magari riusciamo ad esserci, no. Dai. In ogni modo, diciamo, c'è quest'altro evento parallelo che viaggia, che si chiama appunto Un Volto per Tivoli in Passerella. In cosa consiste? Lo diciamo con l'occasione anche a tutto quanto il pubblico di ragazze e di ragazzi che ci ascoltano.
È un rintracciare in zona Tivoli, Valle dell'Aniene, Interland Romano, è un rintracciare di potenziali indossatori e indossatrici non professionisti, così come amo dire, ovvero non proprio modelli, ma indossatori e indossatrici non professionisti in queste figure, diciamo, molte persone, molti ragazzi, molte ragazze si possono riconoscere. E durante questi eventi, appunto, denominati un volto per Tivoli in passerella, si può accedere e venire poi un domani a sfilare a quella che è invece la kermesse principale, che è appunto Tivoli in passerella. Quindi vi permetto di fare un piccolo annuncio. Ragazzi e ragazze, attenzione, perché se vedete il manifesto o una locandina presso un locale, un pub, ciò che sia, che dice un volto per Tivoli in passerella, significa che sta cercando proprio voi per venire a sfilare appunto all'omonima sfilata di Tivoli in passerella. E qui viene fuori il talent scout di Matteo Pizzorusso, che ovviamente vi invita a partecipare. Matteo, è un invito. L'ultima edizione mi stavi dicendo molto partecipata, ma in realtà io posso testimoniare che anche le precedenti erano molto partecipate, anche perché Matteo è molto abile a scovare i locali giusti al momento giusto. Tra questi ce n'è qualcuno che magari ti è rimasto più nel cuore, non so se vuoi... Si chiama anche Fortuna? Anche Fortuna, sì, per carità, possiamo dirlo, ma anche un po' l'occhio clinico di chi ne ha viste tante. Ovviamente un po' ce lo metto, quello sì, un po' di occhio clinico, come dici tu, nel tempo si sviluppa e comunque sì, ce lo mettiamo. Senti, per quanto riguarda le persone o i brand o le aziende che ti accompagnano, ce n'è qualcuna in particolare che vogliamo ricordare? Perché ti è particolarmente cara, visto che è partner da tempo? Ma assolutamente sì, ad esempio, ecco, ho anche qualche appunto che se permetti lo leggo. Dunque, durante l'ultima edizione della già citata Tivoli in passerella Moda, Musica e Commercio, io ci tengo a ringraziare, così in una carrellata velocissimo, gli sponsor, quantomeno i principali che sono intervenuti, che sono Cinti Gomme, nella persona di Riccardo Cinti, che sono Lori Style, un negozio di abiti da donna, devo dire, veramente particolare, carino e ricercato, Fighters Zone, articoli da combattimento, sportivi e strumenti. Abbiamo avuto lo stilista Samuele Latini, che ringrazio, gli do virtualmente la mano e ti dico grazie Samuele, perché ci hai dato veramente un imprinting importante con i tuoi abiti, le tue confezioni su misura. Poi il non plus ultra, i consulenti di immagine ufficiali di Tivoli in passerella, che sono l'Officina del Capello, che sono parrucchieri uomo donna, ma in quel caso sono stati espressamente parrucchiera donna, quindi grazie Daniele dell'Officina del Capello. Poi abbiamo Crazy Star, Crazy Hair di Thomas, barbiere uomo. Ciao Thomas, grazie anche della tua presenza. Sì, appunto, infatti mi confondevo un po' a dirlo. Poi abbiamo Blue Angel, estetista, che è anche la mia estetista, perché logicamente il mio sopracciglio lo faccio da Blue Angel. E poi anche gli ospiti, perché non salutare e ringraziare l'allegra compagnia con le sue espressioni dialettali che vengono e ci fanno divertire, di Leanella. Perché non ricordare la squadra che tu sicuramente conosci, la SS Lazio Woman Giovanile, assolutamente sì, che l'altro anno è intervenuta nella presenza di tutta la squadra, del mister, che saluto e ringrazio, ciao ragazze. Il villaggio Don Bosco, Don Benedetto, che era presente nel parterre con i ragazzi del villaggio, hanno assistito allo spettacolo, abbiamo parlato come sempre immancabilmente e con enorme piacere. Ciao Don Benedetto, fai un lavoro immenso, ti voglio tanto bene, te ne vogliamo tutti quanti. E chi altro? Ah, ecco, e poi dopo l'altro anno abbiamo chiuso la kermesse con il vincitore del karaoke in Tour Lazio, Emanuele De Santis, che ci ha interpretato Vasco Rossi. Grazie Emanuele di essere stato presente anche tu l'altro anno. Per quanto riguarda diciamo i tuoi spettacoli e tutto quello che hai passato in questi anni, c'è qualche locale che ti farebbe piacere ricordare? Ti ringrazio di questa domanda, caro Carmine. Sicuramente i locali che voglio ricordare sono quelli dall'inizio di quest'anno, dall'inizio di questo 2020, in quanto in fin dei conti sono stato anche molto fortunato a suonare per il Cenone di Capodanno
al ristorante La Cacciarella, che tra l'altro non è molto distante. No, no, molto è vicino alla nostra redazione, dalla redazione, è vero, dello studio. E saluto Nadia della Cacciarella. Grazie Nadia per averci accolti a noi delle Note Felici, per farvi compagnia e passare un bellissimo Capodanno 2020 insieme. Poi non posso ricordare Carnevale passato al TMR Village, tutto Moto Racing, sulla Tiburtina, zona Bivio di Guidonia. Conosco. Lo so, ci sei stato insieme a me. E ringrazio Silvano, grazie Silvano di questa opportunità che ci hai fatto passare un pomeriggio di Carnevale bellissimo insieme ai più piccoli e ai genitori. Di nuovo il 22 invece abbiamo passato, era sabato sera, un carnevale, una seconda serata di carnevale bellissima a Guidonia, alla parrocchia del Sacro Cuore. Bello, sì. Conosci? Ecco, siamo stati lì, abbiamo passato un carnevale invece questa volta con i più grandi, una serata da ballo pazzesca, e voglio ringraziare Lina e Pino che ci hanno fatto un po' da collante, ecco, per portarci ad essere presenti lì. San Valentino, mi sono confuso, San Valentino veniva prima di Carnevale, ma comunque non fa niente. Non c'è problema. L'ho passato con enorme piacere presso le Officine del Pesce, e ringrazio Patrizio, il direttore, che ci ha dato l'opportunità di passare questa serata fatta di canzoni d'amore, canzoni particolari, musica d'atmosfera. Poi il 14 febbraio si presta, insomma. Si presta. Il 14 febbraio, sì, questa serata di Valentino, di San Valentino, che si è andata a porsi in mezzo alle altre di Carnevale che abbiamo fatto, che mi hanno fatto un po' confondere, ma comunque veniva prima San Valentino e poi dopo Carnevale, giustamente. Quindi ringrazio questi locali che ci hanno dato l'opportunità, la presenza. Hanno ospitato le Note Felici. Sì, esatto. Senti Matteo, io so che in realtà tu tieni in maniera particolare, perché sono stato presente a uno dei tuoi eventi di Tivoli in Passerella, a un po' uno slogan che ami sempre proporre, che è un po' la finalità poi in effetti dell'evento, no? Beh, lo slogan al quale tu ti riferisci per quanto riguarda Tivoli in Passerella, che mi vede presente appunto, ecco, nell'organizzazione e nella presentazione più che come cantante, ovviamente lo slogan non può che essere questo, ovvero quello di voler rilanciare il classico negozio sotto casa e porlo in una maniera più importante da vivere e da usufruire per quanto riguarda appunto nello specifico la città di Tivoli, ma in fin dei conti, così come Tivoli in Passerella sta diventando appunto una realtà dell'Interland, quindi rilanciare il classico negozio sotto casa, anche perché, caro Carmine, penso che logicamente sei anche tu della stessa mia lunghezza d'onda, è bello vedere oltre i centri commerciali delle vetrine ben messe, ben rifornite di prodotti nel negozio sotto casa. Quindi l'intento e la finalità di Tivoli in Passerella vuole essere quella di porre nuovamente il commerciante al centro dell'attenzione della vita quotidiana. Senti Matteo, sì. Tornando alle Note Felici, in realtà voi vi occupate di tantissime cose nell'organizzazione di un evento, di una serata, di uno spettacolo, ed effettivamente siete anche pochi per tutto quello che viene fatto e proposto al pubblico. Si suda. In realtà quanti tipi di spettacolo vengono fatti all'interno di un'unica serata? Perché voi in realtà portate musica, portate karaoke, portate moda, portate veramente una serie di eventi a tutto tondo che sì, riempiono la serata, quasi distolgono dalla cena. E fanno felice soprattutto i commensali. Beh, distolgono, nel senso, l'accompagnano in qualche modo. Allora, cosa succede durante una serata delle Note Felici? Chi ha avuto, ecco, l'occasione di essere presente, io ringrazio. Praticamente avviene del piano bar iniziale, che è fatto per rompere un pochino il ghiaccio con i presenti, ma poi subito dopo possono scattare dei momenti di ballo, appunto, come dicevo, revival dagli anni 60 ad oggi, ai quali la gente interviene sempre. Non manca mai un siparietto legato all'omaggio classico della canzone, che può essere la canzone standard napoletana o la canzone anche romana. Ma poi dopo si torna anche, volendo, a quelli che sono i singoli attuali di successo, rappresentati con modestia dal sottoscritto e dalle ragazze che mano a mano vengono ad accompagnarci con le Note Felici.
Poi in realtà Matteo Pizzolo Russo è un mattatore a tutto tondo. Io uso sempre questa parola con lui perché non riesco ad etichettarlo in un genere di show specifico, musica, spettacolo, arte. In realtà lui riesce a muoversi e a spaziare in maniera molto intelligente su tutti i campi. Tra l'altro, da presentatore hai ottenuto delle ottime recensioni proprio lo scorso anno con una dei più grossi eventi di Tivoli Terme. Beh, ho avuto il piacere. Non so se ti fa piacere ricordarlo. Come no, mi fa molto piacere, ma io ringrazio te per aver lanciato appunto questo discorso, ma ringrazio anche appunto Daniela Lomagno dell'associazione culturale La Fenice che mi ha fatto il piacere di chiamarmi. Sono stati 3 giorni a Tivoli Terme, la sagra delle Ghiozze che insomma è molto nota, quindi io, come si dice, mi hanno tremato i polsi quando mi hanno detto di andare e mi hanno tremato soprattutto quando ho saputo che una delle 3 serate, la serata diciamo più di punta, avrei dovuto presentare la Silvia Saremi nazionale che tutti conosciamo per la presentazione tra l'altro di un suo ultimo singolo, ne veniva da qualche Sanremo. È stato molto 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 bello, è stato semplicemente molto bello, tantissima gente e saluto Daniela, ciao, grazie Daniela per avermi contattato e avermi dato questa possibilità, questo bacio è per te. Senti Matteo, in chiusura della nostra chiacchierata, siamo proprio agli sgoccioli, volevo che in anteprima, quasi anteprima, raccontassi dell'ultimo progetto delle Note Felici e di Matteo Pizzolo Russo che mi ha molto sorpreso e compiaciuto. Una Roma che canta, ha inventato questo format, a brevissimo credo che avremo modo anche di ascoltarlo, no? Sì, allora, il progetto si chiama Il meglio della canzone romanesca, ovvero Roma da cantare. Ecco, mi sono cimentato anche qui in una cosa abbastanza impegnativa. Allora, io come non so se lo sai, probabilmente sì, da piccolo amo le canzoni classiche romane, ma questo mi viene da motivi miei proprio a livello di parenti. Mio zio mi cantava da piccolo le canzoni romane, quindi io sono cresciuto e non mi vergogno a dirlo, sono cresciuto logicamente fino ai 12-13 anni, insomma, poi dopo ho ascoltato anche altri generi, ovviamente, però ciò che ascoltavo da piccolo, quindi ciò che ti resta in testa, in fin dei conti, per me sono stati Claudio Villa, Lando Fiorini e Gabriella Ferri. Così, buttati sul tavolino in maniera, cioè, tre sconosciuti, Tre sconosciuti che mi hanno fatto scuola da bimbo. Poi, ripeto, logicamente crescendo ho affrontato altri panorami musicali. Adesso invece con onore e con piacere mi sento di voler mettere in campo tutto ciò che io ho assunto da bimbo ascoltando questi cantanti che mio zio, altri parenti, insomma da piccolo mi facevano ascoltare e vorrei riproporli al pubblico appunto con questa Roma da cantare. È una kermesse musicale, possiamo dire. Sì, è una kermesse musicale che viaggia sulla canzone classica romanesca. Ripetiamo appunto Claudio Villa, Lando Fiorini, Gabriella Ferri e altri. Però così li scoraggi un pochino quando fai questi nomi, dico no, ma io non posso essere equiparato a Cotanta. No, ma sono io che proverò a rievocare, riadattandoli logicamente a quelle che sono le mie capacità ed estensioni anche vocali, ovviamente. Adesso infatti stiamo facendo uno studio su questo, ci stiamo facendo vari provini con le note felici, in questo saranno comunque presenti. Ma io immagino che dovrai fare anche uno studio delle location, perché serve una location caratteristica, perché poi queste sono canzoni che creano atmosfera, no? Sì, non è che logicamente potrei cantare un repertorio del genere nei suddetti e citati posti dove magari con le note felici. Ovviamente sarà un percorso musicale che verrà affrontato nelle location adeguate dove si potrà mettere in essere appunto questa proposta musicale molto particolare che per quanto è diciamo conosciuta, per quanto è classica, per quanto è nelle orecchie di tutti, come si dice, però nel momento in cui lo proponi ovviamente non puoi andare in pub e birrerie, ma devi andare, no, assolutamente, devi andare in ristoranti magari ad esempio che possono essere adatti ad ospitare
una proposta musicale del genere che io ho deciso di affrontare con molta umiltà, logicamente, perché abbiamo parlato, abbiamo fatto quei nomi, quindi con estrema umiltà canterò ciò che da bimbo mi hanno insegnato, ovvero canterò Roma. E per avere invece contatti con Matteo Pizzolo Russo c'è una pagina Facebook, qualche riferimento a cui possiamo inviarvi? Ecco, bravo, hai fatto bene a chiedermelo, sai perché? Perché con l'occasione posso dire che se si va sul mio profilo Instagram, Matteo Pizzolo Russo, lì si potrà vedere un po' di tutto ciò che faccio, compreso il video trailer di Tivoli in Passerella. Il video di Tivoli in Passerella si può vedere anche sulla pagina di Facebook Eventi e Spettacoli Tokyo. Che poi ovviamente compaiono in sovrimpressione. Così sì, che è la produzione, è la produzione di questi vari eventi che abbiamo insieme citato e raccontato. Bene, ringraziamo allora per il suo intervento nello speciale spettacolo di edicolaweb.tv Matteo Pizzolo Russo e le sue note felici. Davvero grazie, complimenti. Grazie a te Carmine. Ciao a tutti, è stato un piacere essere qui. Buona serata, alla prossima!